Il prezzo del gas continua a salire, a dicembre è cresciuto del 23,8% e la spesa per ogni famiglia da gennaio a dicembre dello scorso anno è stata in media pari a 1.866 euro, una crescita di circa il 65% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo ha reso noto l'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia di reti e ambiente. Nonostante il risparmio ottenuto con i nuovi calcoli mensili introdotti dall'autorità da luglio scorso, i costi lievitano. La gran parte della spesa è andata per i riscaldamenti, il 64%, nonostante gli stoccaggi siano a livelli record pari all'84%. Il presidente dell'autorità Stefano Besseghini indica una possibile riduzione già a gennaio se l'inverno continuerà ad essere mite, ma invita comunque alla prudenza. I prezzi dovrebbero rimanere stabili nei primi 6 mesi dell'anno e nella seconda parte del 2023 potrebbero calare in modo più significativo, anche grazie alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento. A primavera dovrebbe partire il nuovo rigassificatore che rende utilizzabile il metano liquido importato e le ricadute sulle bollette dovrebbero cominciare a vedersi. Situazione da tenere comunque sotto osservazione. A partire dal prossimo marzo, infatti, verranno meno gli aiuti di Stato contro il caro energia. Se il governo non interviene nuovamente, torneranno in bolletta gli oneri di sistema e l'IVA, le tasse fisse che finora erano sospese per alleggerire i costi per i meno abbienti.